Ancora musica, ancora sette note, ancora Canavese in primo piano. Questa sera abbiamo con noi una cantante che per il momento, come ci ha raccontato a telecamere spente, ha messo un attimo da parte questa sua grande passione, perché sì, sta impegnando nel mondo del lavoro, un lavoro non da poco, che è quello della medicina, quindi del medico. Si tratta di Lucia Simonetta di Rivaro. Buonasera, ciao Lucia. Buonasera, ciao. Allora, Lucia, appunto, questo doppio ruolo, cantante medico, più medico adesso che cantante. Hai voglia di raccontarci quello che è stato il tuo approcciarti al mondo della musica, che cosa ti ha portato a cantare? Perché tra l'altro so che hai frequentato il liceo musicale, quindi un percorso anche importante nella tua carriera delle sette note. Raccontaci un pochettino e anche quali sono stati, diciamo così, gli artisti che ti possono avere più influenzato. Sì, ho cominciato a cantare con mio papà, mia mamma suona il pianoforte, ha fatto il conservatorio, già da piccola, 5-6 anni, suonavo il pianoforte, mi è sempre, non mi è mai piaciuto particolarmente perché era troppo impegnativo per me. E mio papà suona la chitarra, cantava in chiesa, ho cominciato come si fa di solito nei paesini a cantare in chiesa con lui. Certo. Poi in seconda media mi hanno portato a vedere un musical a teatro e da lì ho deciso che volevo Che fare musical, se quello. posso chiedere? High School Musical, una cosa Ah, molto beh, sì, culturale. però No, a 12 anni era quella cosa giusta. diciamo che è uno di quei musical che ha aperto, tra virgolette, Sì. il mondo del musical a tantissimi giovani, quindi ci Sì. sta, è famoso, è importante. E quindi ho deciso che volevo fare quello. E mamma conosceva, o una sua amica aveva come insegnante Laura Conti. Abbiamo scoperto che Laura Conti insegnava al liceo musicale di Rivarolo e allora mi sono iscritta al liceo musicale. Da lì è poi partita tutta un percorso che non ha in realtà incluso il musical, però vabbè, e ho cominciato a cantare prima con Dario Salomone a fare canto pop, poi mi sono spostata con Laura Conti a fare canto jazz. Poi ho suonato in una serie di band, sempre all'interno del liceo musicale e poi anche fuori, jazz, blues, soul, così. E in generale, poi alla fine da lì ho scoperto sempre generi nuovi. La cosa bella del liceo musicale che mi ha fatto esplorare un sacco di mondi nuovi, diversi. Alla fine del mio percorso, che ho smesso di studiare circa 2 anni fa. E alla fine del mio percorso ero arrivata alla musica melodica napoletana, Oh, cioè è stato proprio proprio spaziato spaziato veramente. dappertutto. E infatti è stata la cosa che mi è piaciuta molto della mia formazione musicale, è stata quella anche perché mi ha permesso di esplorare mondi che no, ovviamente generi che non mi sono piaciuti, generi che Già. invece mi sono piaciuti di più. Tra l'altro, nella tua esperienza, appunto, di cantante c'è stato anche quello, dicevamo prima, di un progetto particolare che ha portato alla registrazione di una serie di canzoni. Hai voglia di raccontarci perché è un progetto, tra virgolette, solidale ma particolare. Sì, è un progetto che è cominciato grazie a un insegnante del liceo musicale che faceva il volontario nel carcere di Ivrea e nel suo servizio da volontario aveva conosciuto questo detenuto Giuseppe che scriveva canzoni. Scriveva canzoni e le suonava su una chitarrina scordata in carcere. E per un progetto, adesso non so esattamente cosa fosse, era comunque con i servizi sociali, eccetera, ci avevano proposto di mettere in musica, cioè arrangiare bene le canzoni e registrarle. Ed è stato quello che abbiamo fatto. È stato un progetto molto strano perché comunque noi non eravamo abituati a creare un accompagnamento, un arrangiamento e a partire da zero da una canzone, perché di solito studi le canzoni che sono Sì. già state arrangiate, già state fatte da un sacco di gente. E questo progetto è stato molto interessante e ci ha portato anche a cantare in carcere. È stata un'esperienza fantastica perché è stato proprio un momento empatico. C'erano questi detenuti, siamo andati a Ivrea, ma siamo andati anche a Opera, a Milano. E c'erano questi detenuti che erano i compagni di Giuseppe, dell'autore, che sapevano tutte le canzoni, perché Giuseppe ovviamente negli anni le Certo. cantava, eccetera. Erano tutte canzoni comunque sulla vita del carcere, sul sentirsi in gabbia, sul sentirsi depersonalizzato, eccetera, eccetera. E quindi c'erano questi
detenuti che di solito sei abituato a pensarli come gente brutta, no? Cioè gente cattiva che non si merita una seconda possibilità. E c'erano questi qua che cantavano insieme a noi, piangevano, perché comunque erano argomenti che li toccavano. È stato veramente, veramente bello. Ed è un'altra delle cose per cui sono grata al liceo musicale, perché effettivamente ci ha dato delle possibilità che da soli, cantando da soli così, o anche solo andando a lezione privatamente, non avremmo potuto fare. Oggi, appunto, come diciamo in apertura, c'è questo impegno non indifferente in medico, stai facendo questa carriera di medico che effettivamente è molto impegnativa, quindi ti ha portato un pochettino a mettere da parte questa tua passione. Ma come si riesce a cercare di farla convivere? Allora, diciamo che in questo periodo io l'ho sempre fatto, durante l'università ho sempre fatto convivere le due cose perché mi piacevano entrambe, quindi ho sempre cercato una quadra, insomma, nonostante magari mi rinunciavo all'uscita o alla serata con gli amici. Certo. Poi, quando ho cominciato a lavorare, è stato veramente complicato. Infatti, ho accantonato la musica, diciamo, per dedicarmi alla mia formazione professionale. E l'idea è poi quella di ricominciare prima o poi, di magari mettere insieme anche le passioni, nel senso l'idea potrebbe essere quella di fare, perché adesso sto facendo il corso di formazione in medicina generale, l'idea sarebbe quella di fare un'altra specializzazione in foniatria dopo eventualmente, e quindi lavorare a contatto con i cantanti da quel punto di vista lì, oppure ci sono una serie di scuole di musicoterapia che appunto uniscono le due discipline, diciamo, le due realtà. E quindi quella è una cosa che mi piacerebbe fare effettivamente. Poi vedremo cosa riesco a fare e cosa no. Cioè, le intenzioni sono quelle di ricominciare prima o poi, perché mi manca effettivamente cantare. Però vediamo cosa riesco a fare. Da medico e da cantante uniamo le due cose, una domanda che abbiamo posto a tanti ospiti che sono passati nei nostri studi. Effettivamente l'ultimo periodo storico è stato difficile perché tra pandemia, lockdown, chiusura totale. Tu che sei medico e cantante, quanto è stato difficile comunque passare questo periodo e poi ricominciare? Perché comunque anche abbiamo visto che l'impossibilità comunque di trovarsi, avere un audience, su un pubblico, cantare, si cantava per se stessi, si cantava sui balconi, un'altra cosa. Sì, noi abbiamo passato un anno e mezzo in cui lezione la facevamo online, siamo diventati tutti tecnici del suono, abbiamo comprato un sacco di gadget, i microfoni, le cuffie, perché giustamente bisogna fare in modo di sentirsi bene. Certo. E poi abbiamo fatto una serie di video, facevamo di registrazioni che mandavamo per esempio nelle case di riposo per tirare un po' su il morale ai signori. Ed è stato brutto perché comunque la parte col pubblico è la più bella, cioè cantare per me è liberatorio, è un'emozione tutte le volte che canto una canzone. Però alla fine l'emozione più grande è cantarla davanti a un pubblico ed è anche il motivo per cui lo fai, perché se no canti la tua stanzetta, esatto. E quindi è stato pesante quell'anno e mezzo, anche perché non avevi un obiettivo, cioè sì, studio, però perché sto studiando, a chi la faccio sentire, non è stato un bel periodo. Poi siamo usciti fortunatamente e adesso siamo qua. Diciamo che ha fatto apprezzare ancora di più determinate cose, per esempio appunto cantare davanti a un pubblico e niente, adesso sicuramente siamo più bravi a farci video mentre cantiamo, sì. Beh, diciamo che comunque la speranza è di rivederti il prima possibile di nuovo su un palco, perché se la passione è passione, quella non si spegne mai. Certo. Quindi non ci resta che farti un grandissimo in bocca al lupo, sia per quanto riguarda la tua carriera medica che quella da cantante. E appunto la speranza è quella di vederti presto di nuovo, non so, su un pub o di fronte a un pubblico, anche chissà, un musical. Sì, no, questa cosa è questa barca è salpata quando ho deciso di non imparare a ballare, però va bene così, cioè
tutto il resto mi piacerebbe continuare a ricominciare a farlo, perché sì, ne vale veramente la pena, cioè ne vale gli sforzi, i sacrifici, e perché poi alla fine sei ripagato dall'emozione che hai stando sul palco. Certo, credo che questa sia proprio la chiusura migliore, perché la musica regala emozioni e quelle emozioni è bello anche condividere con gli altri. Cioè, grazie, grazie lupo, a voi. Alla prossima, grazie ancora, grazie.